Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Builder Simulator in versione 0.9.9a. L'avevo portato qualche mese fa ed era la demo che trovate su Steam. Il gioco completo invece esce il 9 di giugno. Lo sto giocando una settimana circa prima, quindi non so dirvi ancora il prezzo, ma il gioco è in versione definitiva. Il gioco ha diverse modalità di gioco, quella diciamo cosiddetta contratti, che sarebbe la campagna con le fondazioni e le varie finiture fino a completare la casa, passando dalla sandbox dove scegliamo noi il tipo di stile e di ambientazione, dove poi andiamo a costruirci tutto, l'architetto da interni dove noi disegniamo, la planimetria viene costruita per noi e noi arrediamo l'interno, fino a il pianificatore, che appunto è la costruzione di mura e di mura, diciamo, portanti, pareti divisorie, porte, così, fino a, allora, andando per il tutorial, che è molto bello perché è diviso, fondazioni, preparazione calcestruzzo, massetto di calcestruzzo, muri portanti, porte, pareti divisorie, le scale, il tetto, la finitura delle pareti, le finiture interne, i percorsi, quindi sentieri, così, e il pianificatore. Ci sono un sacco di tutorial, ma noi iniziamo dall'inizio. Iniziamo dall'inizio, vi faccio vedere quello che ho appreso, pur non facendo i tutorial. Avevamo giocato la demo in live, tenendo premuto, allora, il tasto centrale del mouse, andiamo a prendere la pala e scaviamo il contorno, diciamo, della... Avevamo avuto dei problemi con il posizionamento di queste cose in live, infatti bisogna essere precisi, non si capiva dove mancavano, insomma, però è un gioco che secondo me è anche promettente. Vediamo come funziona. C'è il robottino lì che ci sta raccontando che in pratica questa azienda vuole fare questo capanno per gli attrezzi in questo posto, ma è stata fregata e sono scappati quei soldi, quindi adesso ha deciso di rivolgersi a noi, insomma, ce la costruiamo per conto nostro. Ora bisogna comprare le casseforme. Quindi le casseforme ce le compriamo da qui, ne compriamo un po', io adesso non so quante me ne serviranno, ne prendo 14 e inizio a posizionarle. Me ne serviranno un botto però secondo me, quindi ne compro altrettante. Se potessi mettere, ne compro 100, 7.000 dollari e inizio a metterle. Se ne abbiamo messe tutte, io passo tenendo premuto il mouse e lui me le posiziona, quindi questo è comodo. Ok, installa le armature. Avvia la vetroniera. No, le armature io non so onestamente cosa siano, ma credo siano queste. Ne compro 100, almeno le iniziamo a mettere. Io poi non me ne intendo di edilizia, ma il gioco mi intriga molto, ce n'è più di uno di questo genere. Vi consiglio anche Landlords Super, che è un mix tra un gioco del genere e un My Summer Car per alcuni aspetti un po' scanzonati, in quel caso molto British. Ok, la via la betoniera per uscire il calcestruzzo. Ok, puoi creare calcestruzzo e malta in una betoniera, fallo manualmente o con la modalità automatica. Il calcestruzzo, vabbè, non capì niente. Comunque, allora, come si farà a creare il calcestruzzo? Muri portanti, no. Come si fanno a fare il calcestruzzo? Allora, prima di tutto vi dico che la carriola è molto più maneggevole e comoda di quanto visto su Gold Hunter. Primo. Comunque, bisogna capire adesso come funziona. Quindi bisognerà prendere la pala e buttare la roba qui dentro. È pieno di materiali tipo ghiaia. Avvia il betoniera, produce calcestruzzo. Prendi la carriola, versaci il calcestruzzo in modo... Ok. Allora, fammelo mettere via questo. Io lo avvio, posso farglielo fare in modo automatico. Allora, devo fare il calcestruzzo, quindi scelgo il calcestruzzo e lo faccio in modo automatico. E me lo fa in modo automatico. Perché se no dovremmo mettere dentro noi manualmente le varie cose. Infatti vedete che c'è qui il... Ripongo. Lo faccio in automatico. Ma lo metto dentro comunque, che se ne frega.
Prendo la carriola. Adesso spero sia tutto guidato, anche se in realtà devo prenderci ancora la mano, su come funziona la carriola, però dovremmo esserci più o meno. Vediamo se gli va bene così. Lo ruotiamo. Ok, direi che così va bene. La stoppo. Perché usandola spendiamo soldi. E quindi? Ah, la sto piazzando così, proprio così, passandoci sopra. Vabbè, va bene. Bisogna essere precisi, abbastanza precisi. Oh, cacchiarola. Vabbè, dai. Ok, 64%. Rotate. Ci eravamo forse incartati qua, nella live. Ok. Ma questo deve essere, secondo me, un metodo di costruzione che non è italiano. Nel senso che... Sì, di solito non si scava mica, chiedo a chi magari ci lavora in questo campo, non si scava mica le fondamenta sottoterra e poi si ricoprono. Sono un pochino più, diciamo, semplici all'estero. Non dico più efficienti, ma più semplici. Ok. Tecnicamente... Abbiamo finito. Bel lavoro, amico. L'impresa di pulizia è molto soddisfatta dei tuoi risultati e del tuo lavoro. Ok, le fondamenta sono davvero pulite e solide. Quindi, in questo momento stanno preparando la nostra bella busta paga. Va bene? Questi saranno i primi soldi guadagnati insieme, amico. Avevo già 200.000 dollari, adesso ne ho spesi 15.000 solo per fare questa cosa. C'è una squadra di supereroi inarrestabili pronti per il prossimo lavoro. Ok, torno al menu. Andiamo avanti e poi praticamente si va avanti facendo un altro contratto, le porte finestre. Ah, così? Ah no, ok, abbiamo fatto questo e fine? Ah, si occupano loro stessi del resto. Ah, praticamente ok. Mentre invece, architetto di interni, possiamo andare a, vedete, in questo caso andare a vedere quello che c'è all'interno. Cioè abbiamo fatto una cosa banale, perché poi, vabbè, qua si fa piano terra, vedete, l'architetto, muri portanti, 1, 2, no, farlo così. Ok. Parete divisoria, ok. Porta d'ingresso la mettiamo qui. Allora, la ruota l'elemento, si apre verso l'esterno o verso l'interno? La porta esterna si apre verso l'interno. Vabbè, metterla così, che se ne frega. Porta interna così. Ce la fa mettere sì. E poi mettiamo un'altra parete così. E ci mettiamo un'altra porta qui. Un monocale classico. Controlla. I requisiti sono soddisfatti, ok, sono un grande architetto. Va bene, conferma. Sì. Ok, hanno costruito la casa che io ho pianificato, questa è una figata. Praticamente entro ed è una casa di merda perché ha un buco, proprio non ho calcolato, cioè praticamente questo qui si dorme in piedi. Lista, non è obbligatorio dipingere tutto il parete interno, soffitti, ma... Non è obbligatorio dipingere tutti i pareti, divertitevi ad arredare, perché in sintesi io adesso posso ordinare camera da letto, cioè se io ordinassi un lettino normalissimo ci sta dentro? No, ho fatto una casa proprio di merdissima. Vabbè, facciamola così, va. E se volessi invece rifinire, tipo pitturare, secchio d'acqua, piattaforma carriola, unità di intonacatura. Cioè, è carino perché... Troppo per intonaca.
No, non si può usare sta roba. È già pronto, quindi rullo di vernice. Quindi. No. Non me lo lascia fare. Perché? Rullo di vernice. Ah, posso scegliere il colore. Ok, facciamolo così. E applica. Ah, proprio molto semplice. Altro che poi bisogna ribagnarlo. Ah, proprio così. Uno, due. Ok. Interessante, carina la cosa. E se invece io volessi piazzare le porte? Bagno, cucina, sala pranzo, no. No, ma non c'è il posizionamento delle porte. Scusa, se io vado qua non me le fa prendere. Materiali, sono ringhiere, scale, le prese elettriche. No, no. Allora, trapano. Cosa si fa col trapano? Non ho idea di che cosa si faccia col trapano, però vorrei vedere se si può mettere una porta qui. Allora, mazza. Se io volessi mazza, butto giù la parete? No, è un po' limitante come cosa. Cazzuola. Cazzuola, non ci faccio niente perché non ci sto lavorando. Lo scanner. No. No, ad esempio per fare le tracce per impianti elettrici non credo ci sia nulla di tutto questo. Ci sono delle impalcature per salire su che si possono piazzare, ma non mi interessa. Non si riesce neanche più a uscire ora perché c'è il letto. L'ho fatta veramente malissimo. No, vabbè, esci. Questa è un'altra modalità. La sandbox invece possiamo andare ad esempio a fare città italiana, dimensione 7x7, 16x16, 30x30. Facciamo questo, vediamo come inizia, cioè perché questo comunque vuole essere un video di introduzione a questo gioco. Pianificazione. Allora, create una casa con l'aiuto di un tavolo da disegno. Interazione. Ok, e qua si va a disegnare nuovamente. Quindi qua vi potrete... Sono 12 metri. Questi sono muri portanti. Importanti. La porta d'ingresso la faremo qui. E poi dentro parete divisoria faremo magari la zona aperta con in fondo la camera e il bagno, presumibilmente, no? Se ci sta, porta interna e porta interna. Quindi cucina e sala, camera e bagno. Ok. Confermo il mio progetto. E qua ce la facciamo noi. Cioè, non sarà grandissima. Questa è stile italiano, quindi mi sembra più verso... Non lo so che posto possa essere questo. Un bel posto di sicuro. Non so, potrei dire, non lo so, Matera, Recanati. Qualcosa di più magari costiera, non lo so. Comunque, in sintesi, qua si va a costruire tutto pezzo per pezzo quello che abbiamo fatto, quindi andiamo a rifare quello che abbiamo fatto finora, quindi a riscavare nuovamente tutto, a ricomprare tutto e con soldi limitati andiamo e abbiamo la soddisfazione della costruzione della nostra casa, così come l'abbiamo pianificata. Non verrà comunque molto grande perché adesso da quello che vedo qui non sarà grandissima, niente, non mi fa mettere nulla a livello di pareti perché le fondamenta sono fondamentalmente queste. Le piazziamo qui, probabilmente qui c'era l'entrata. Si entra fino più o meno qui, che è comunque discretamente grande, quindi avremo la cucina qui, la sala lì dove decideremo di arredarla e poi entreremo in camera qua, con la camera che arriverà più o meno fino qui e il bagno sull'altro lato. Interessante,
Interessante, interessante. Voglio vedere un'ultima cosa, così per levarmi la struttura di un tutorial. Quindi vediamo un po' un tutorial come si fa, magari non lo so. Cosa possiamo vedere? Finitura delle pareti, giusto per darci un po' di soddisfazione. Giochiamo questo tutorial perché mi sembra interessante vedere come diventa una parete finita. Con la guida del nostro robottino di Borderlands. Non credo che ti aspettassi che diventassimo di nuovo. Eccomi qui, credetemi, ci divertiremo molto. Seguitemi alla sala di formazione. Andiamo. È una betoniera lui, praticamente. Costruire una casa richiede molto tempo, ma è gratificante. Va bene. Ah, queste qua sono delle pareti. Vedi quel barriere arancione? L'isolamento dell'edificio è stato generato contro le pareti che hai progettato. Comprate 200 pannelli isolanti, ok. Pannelli isolanti, 200, 1-1, ok. E adesso li dobbiamo applicare, immagino. Fortunatamente va a trascinamento, quindi non va messo uno a uno, ma piazzano così. È un po' tedioso poi dopo un po' perché ce l'hai davanti, sembra che ti stai prendendo a badilate qualcuno. Però speriamo bastino questi pannelli, ma credo di sì. Poi non so come effettivamente si mettano realmente questi pannelli qui. Sono poco spessi, dentro c'è probabilmente lì c'è il mattone. E li mettiamo. Ok. Questa è una bella casa, non quella che ho disegnato prima. Magari bastavano davvero 200 pannelli, eh? Ne abbiamo 33 ancora, ma riempire l'isolamento mancante con pannelli isolanti. Ho capito, ma cosa manca? Che bello il marmo lì. Ho riempito tutto. Ah no, anche questo. Sembra tutto a posto, mancava uno. Scegliete una cazzuola da intonaco dalla ruota degli strumenti. Cazzuola da intonaco. Ogni volta scegliere di nuovo la cazzuola dovrai mettere il secchio accanto a te. Ok. Ottieni. Ah, non abbiamo l'intonaco, ma va bene. Esempio, facciamo così, così. Facciamolo così. Bene. Ok. Non so se funzioni esattamente così, però fortunatamente ce lo fa tutto. Sì, hai finito di parlare? Ok. Ok, questo è. Sì, che poi non è proprio così, credo, cioè, vabbè. Chiedo a chi è magari addetto, diciamo, alla costruzione vera di casa, se effettivamente mi sembra un po' strano tutta questa cosa, però. Cioè, generalmente fai questo lavoro qui e poi, almeno io l'ho visto fare nel piastrellare un bagno. Ma non il lato di una casa, comunque vabbè. Vediamo un attimo se riusciamo a piazzarla così. Non c'è intonaco sulla cazzuola, andiamo a rimetterlo. Metti l'intonaco sulla cazzuola. Bene. Cioè, boh, è una carta da parati perché alla fine, se intonachi, spiani e rendi piano il muro. Però non è che ti compare il mattone così, però. No, ignoranza mia. Allora, tac.
Così. Carina. Ok, ci manca l'ultimo lato. Vediamo se riusciamo a prenderla tutta così. Ok, cosa manca? Manca qua sotto. Era ben nascosta quest'area qua. Ok, qua abbiamo fatto. Qua abbiamo fatto. Manca qua forse. Il lato sì. Finito. Ok, bisogna fare tutto il contorno di tutte le cose. Anche qua. Riprendo. Già, tutte le finestre. Beh, fortunatamente c'è solo questa adesso. Una. Vai, finisci, finisci. Così. Non è bellissimo, ci mette qualche decorazione. Comunque ben finito, inizia a sembrare una vera casa, sono pienamente d'accordo. Entriamo in casa. Vedete una pistola? Ah, ok. Ok, apro la porta, non ho capito niente, ma stendere intorno sulle pareti interne dell'edificio. Il soffitto con l'unità di intonacatura. Ah, ok, bisogna intonacare anche gli interni allora. Ops, ho sbagliato, ho premuto un tasto del mouse. Per sbaglio. Ok, fai tutto intonacato. Qui, ok, rifatto, ok, tutto a posto, no? Si è buggato perché, vabbè, quindi, cazzuola, e praticamente stendiamo la stessa cosa anche qui. Scegli il colore. No, non lo voglio fare così, l'interno lo facciamo bello. Sì, vabbè, non ha senso tutto questo, però vabbè. Facciamo così. Contrassegna l'intera parete. Contrassegna l'intera parete. Ma non lo fa? Si è buggato. Sentite in sottofondo ancora che c'è il. Vabbè. Vabbè. Cazzuola. Scegli l'area. Ottieni, ok. No, non me lo fa. Mi sa che mi si è buggato. O forse dovevo finire con questo prima che non avevo finito qui. Infatti, infatti. Ok, quindi dovevo mettere questo. Appiattire tutte le pareti. Ah no, devo mettere con la lama. Sì, fortunatamente questo lo fa. Ecco, questo mi sembra già più realistica come cosa. L'ho intonacato. Sistemiamo, soffitto. Pareti, ok, questo è giusto. Poi non credo si vadano a metterle le tracce, diciamo, per le. Ah, adesso si fa il rullo, ok. Ah sì, abituiamo. Questo colore osceno, ma va bene. Vabbè. E niente, si è buggato. Comunque, ragazzi, io adesso possiamo applicare tutto. Ottimo, direi che non è male, non è male in sé questo tutorial all'interno di questo edificio che ci fa costruire la casetta. Non è male, secondo me, se portato avanti bene,
con ottime missioni può arrivare anche a superare, con la giusta libertà, le giuste feature, può arrivare a superare anche House Flipper. Tutto secondo me in mano agli sviluppatori. Ma ora attendo il vostro parere su questo Builder Simulator. Ditemi che cosa ne pensate e magari ci faremo una sera una live insieme. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.